La serie di canne trabucco Astore Super Slim è nata specificamente per la pesca alla trota in lago. La struttura della canna è stata prodotta con un carbonio particolarmente sofisticato che si chiama CX2 Nanotech. Questo speciale materiale ha consentito di ottenere delle azioni molto molto precise e ben differenziate le une dalle altre. Nella serie abbiamo 8 diverse canne, a partire da 4 metri fino a 4,50 m, con azioni, come dicevo, mirate per specifici impieghi agonistici. Quindi si parte dalle canne più leggere per l'impiego di piombini o vetrini o catenelle molto leggere, 1-2 grammi, fino alla canna più potente che ha una potenza di 30 grammi massimo ed è quindi adatta per le bombarde più impegnative. Ciascuna azione è identificata da una sigla e da un colore che permette di impugnare la canna senza esitazioni durante le fasi più concitate delle gare, perché il colore ha la capacità di identificare velocemente l'attrezzo. Il colore della banda che c'è sul calcio della canna è richiamato nel colore delle legature di tutti gli anelli. In questo caso la 40 Ultralight ha il colore rosso e rosse sono le legature. Tutte le canne della serie sono montate all'origine con particolare cura. Gli anelli hanno il telaio in acciaio a Y con i due bracci che si fondono a formare il gambo e quindi sono estremamente rigidi e non provocano vibrazioni durante il recupero. Tutti gli scorrevoli sono ad incastro per proteggere il sottile vettino durante il trasporto e sono legati su tubetto in carbonio. I vettini sono sottili e sensibili in carbonio pieno ed hanno delle azioni molto molto precise. Subito a monte del portamulinello c'è una speciale area che abbiamo chiamato Info. È uno spazio dove con un pennarello indelebile è possibile annotare le caratteristiche della montatura, ad esempio il peso della bombarda. In questo caso ho scritto il peso della bombarda, 25 grammi, in maniera che durante la gara potrò identificare rapidamente il peso della zavorra che devo utilizzare senza dover andare a cercare la bombarda che spesso è a 2 metri, 2 metri e mezzo di distanza dal mulinello. Al termine della gara posso cancellare queste informazioni e preparare la canna per la gara successiva. Utilizzando un batuffolo o un fazzoletto imbevuto di alcol posso cancellare il dato che avevo scritto e la canna ritorna come prima. Sul fusto della canna, accanto a ciascun anello, abbiamo le tacche di allineamento. Queste sono molto utili perché mentre si assembla la canna, mentre la si monta con il mulinello e la lenza, traguardando il filo sopra queste tacche di allineamento sarà più immediato, più semplice allineare tutti gli anelli.